Pescara Viterbese 1-1, ecco le immagini salienti di questa partita. L'arbitro del match è Daniele di Trapani, gli assistenti sono D'Angelo e Bianchini di Perugia. Quarto uomo, recupero di Lecce, dunque la tifoseria del Pescara inquadrata dalle telecamere. Entrano anche i giocatori biancazzurri, abbiamo detto di una sola novità rispetto al match di Pontedera con la Montemarchi, ovvero Zappella preferito a Cancellotti, che parte dalla panchina, in realtà non entrerà nell'arco della contesa, non era mai accaduto fino a questo momento, ma ci può stare visto che ci sono tre partite in otto giorni. Parte forte la squadra laziale, calcio di punizione che viene battuto dall'italo-danese Urso, e c'è l'anticipo perfetto di Iannes su Martinelli, c'è il calcio d'angolo, il corner che viene battuto alla destra della porta difesa da Di Gennaro, dal numero 7 Volpicelli in area. L'arbitro vede un fallo di Drudi, se non andiamo errati, su Martinelli, i dubbi restano, sembra un rigore generoso, normale contatto in area, si fa male Martinelli, abbandonerà il proscenio. Rivediamo ancora il replay, dunque contatto Drudi, Martinelli sul punto di battuta, Volpicelli, classe 92, spiazza con grande freddezza il portiere Di Gennaro, Viterbese in vantaggio al quinto minuto nel corso della prima frazione per Volpicelli, il primo gol in campionato, lo scorso anno 13 nel Matelica, una grande stagione con la squadra di Colavitto, sarà un giocatore importante soprattutto nei primi 70 minuti per la squadra di Alessandro Dalcanto. Rivediamo ancora il calcio di rigore, pallone da una parte, portiere dall'altra, freddo, glaciale, preciso il 7 della Viterbese, dunque Viterbese in vantaggio, il Pescara accusa il colpo, manca l'interdizione a metà campo, non fanno un buon lavoro sia Rizzo che Memuscia, e qui non fa un buon lavoro neanche Ingrosso che perde la marcatura di Murillo, bravo Di Gennaro, e poi clamoroso il doppio palo colpito dallo stesso attaccante brasiliano ex Livorno. Rivediamo ancora una volta, bravissimo Di Gennaro, il tapin palo colpito da doppio palo colpito, ripetiamo, da Murillo, che ha giocato 5 anni nel Livorno vincendo un campionato nel 2018 dalla C1 alla B. In quella squadra c'era anche Alessandro Bruno, l'allenatore era Andrea Sottil, l'attuale tecnico dell'Ascoli. C'è la replica del Pescara, calcio di punizione di Memuscia, il Pescara fa male nel primo tempo, troppa frenesia, troppa precipitazione, i biancazzurri non usano la testa, accusano il colpo, provano comunque a reagire in qualche modo, c'è questo tentativo di Galano, l'unica conclusione nei primi 45 minuti, sinistro a giro, bravo, bisogno, classe 2000, una delle poche conferme rispetto alla scorsa stagione, si allunga e sventa, inquadrato il numero 11 biancazzurro, 43esimo minuto nel corso del primo tempo, Viterbese in vantaggio, sbaglia Iannes, un errore da matita blu, e non ne approfitta Volpicelli che mastica il sinistro che termina abbondantemente al lato, la sinistra della porta difesa da Di Gennaro, che ha controllato naturalmente la traiettoria, aveva colpito male il pallone. Secondo tempo, Capanni per Volpicelli, ed è bravo ancora una volta Di Gennaro, dunque Viterbese insidiosa all'inizio della ripresa, ad un passo dal raddoppio, ancora difficoltà per la squadra biancazzurra con Volpicelli che ci riprova, forse una deviazione ma si riprenderà con una rimessa dal fondo. Continuano insomma i problemi per il Pescara, problemi il Pescara che non riesce a destarsi dal torpore, ci sono i primi cambi, il tecnico del Pescara manderà in campo praticamente tutti gli attaccanti, poi entrerà anche Clemenza, siamo al minuto 55 nel corso di questa partita, il colpo di testa di Ferrari in posizione di offside dopo la correzione di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione probabilmente di Mirko Drudi, rivediamo il tentativo di testa forse di De Marchi, comunque Ferrari è in netta posizione di offside, sarà l'uomo della provvidenza perché eviterà la sconfitta, la prima in campionato per la squadra di Gaetano Oteri. Zita, palla in mezzo, e c'è il tentativo di Galano che viene anticipato provvidenzialmente dall'olandese Van der Velden, classe 98, ex Utrecht, ex Den Bosch, una delle novità della squadra laziale di questa stagione, allenata, lo ripetiamo, da Alessandro Dalcanto, quindi ancora Pescara, un finale generosissimo, la respinta di Van der Velden, anzi di Megelaitis, spreca l'impossibile Franco Ferrari,
praticamente a porta spalancata spedisce alle stelle. Poi un calcio di punizione di Memushai da lontanissimo, bravissimo, reattivo il portiere della Viterbese Bisogno, ex Cavese, classe 2000, come abbiamo già detto in precedenza, si allunga e disinnesca, palla in calcio d'angolo, ma c'è il contropiede dopo che perde palla in maniera ingenua Galano. Volpicelli, palla in mezzo, meglio dentro per Pavlev che sbaglia tutto. Pavlev, giocatore sloveno in forza alla Viterbese, lo scorso anno era nel Chievo, classe 2000, dunque pericoloso l'11 laziale in contropiede. Poi ci sono le proteste per questo contatto tra Van der Velden, anzi tra Urso e Rizzo per la precisione, l'arbitro lascia proseguire, se ci fosse stato fallo sarebbe comunque stato un calcio di punizione. Poi apparecchia De Marchi per Clemenza, entrato in corso d'opera, il suo destro che scheggia la base del palo, bravissimo De Marchi, è entrato molto bene in corso d'opera, come gli sta succedendo probabilmente dall'inizio del campionato, anche quando ha giocato titolare non ha mai disatteso le aspettative l'ex giocatore della Virtus Verona, dell'Imolese e del Cittadella, sicuramente tra i migliori degli attaccanti del Pescara in questo avvio di stagione. Attacca a pieno organico il Pescara, c'è un'ammonizione per simulazione combinata a Clemenza che non protesta, il contatto con Calcagni, se andiamo a vedere bene, si lascia cadere Clemenza, quindi giusta la valutazione di Daniele di Trapani, l'arbitro di questa contesa. Rivediamo ancora al rallenti, l'ammonizione c'è, simulazione di Clemenza, attenzione ancora un contropiede della Viterbese, siamo all'83esimo con Adopo, centrocampista entrato in corso d'opera, e il destro di Murilo che spreca anche lui una ghiotta opportunità in fase di rimessa in contropiede. Ripetiamo, insomma, il Viterbese avrebbe potuto fare male ai biancazzurri. Poi ancora una conclusione che viene bloccata agevolmente dal portiere di Gennaro. Siamo nei minuti finali della partita, 85esimo, il colpo di testa di Frascatore entrato in corso d'opera, bravissimo il portiere Bisogno. Poi c'è Marilungo, palla in mezzo, la deviazione di De Marchi, il palo clamoroso, ci prova poi Clemenza che viene murato dai difensori della Viterbese. Guardate, sfortunato il Pescara nel finale di gara, però gli sforzi saranno premiati. Attenzione ora a Ferrari che viene anticipato all'ultimo momento, o meglio tenta la conclusione, ma il pallone viene bloccato senza problemi dall'estremo difensore della Viterbese Bisogno. 92esimo, ancora un lancio in avanti, il controllo di Ferrari che spara in porta, la respinta, tiro forte ma centrale da parte dell'italo argentino che dopo un minuto segnerà il gol del pareggio. L'azione infatti prosegue, il cross di Zappella, c'è un colpo di testa, la correzione sotto misura di Ferrari che non può sbagliare, il gol del pareggio. Esulta il pubblico di fede biancazzurra. 93esimo minuto di questa partita, il Pescara non muore mai, il pareggio del loco Franco Ferrari, il primo gol in questa stagione con la maglia del Pescara, classe 1995, si era messo in luce in Serie D, segnò 15-16 gol nel Montecatini, poi fu acquistato dal Genoa, poi tanta Serie C. Un giocatore importante, preziosissimo, determinante in questa azione. C'è stata la sua correzione sotto misura dopo il colpo di testa di un giocatore del Pescara sugli sviluppi di un cross da destra di Zappella. 94esimo, si gioca ancora per un minuto. Il Pescara la vuole vincere, la condizione fisica è un fattore di questa squadra, ma non c'è più tempo. Finisce 1-1 tra Pescara e Viterbese. Il Pescara è ancora imbattuto ed è stato agganciato da altre due squadre in testa alla classifica. Pescara 1, Viterbese 1.